tanto movimento, tanti turisti stranieri e ci sono tante persone solari in giro, molto, cioè forse anche per l'arrivo della Pasqua, quindi c'è tanto movimento, soprattutto il fine settimana. Dati incoraggianti quelli che riguardano il turismo nelle Marche, elaborati dalla Camera di Commercio. Ciò che attrae i turisti alla nostra regione sono soprattutto il mare, la cultura e il buon rapporto qualità-prezzo. Fra le mete preferite c'è lei, la regina del Conero, così viene soprannominata Numana. Piccolo borgo a picco sul mare che attrae tantissime persone provenienti da tutta Italia e dall'estero. In questo periodo anche molti marchigiani la scelgono per le passeggiate. Lazio, Terracina. Siamo in vacanza a Rimini, siamo scesi giù perché ci piaceva il posto per vederlo un po'. I panorami sono bellissimi, l'acqua è di un colore turchino. Fano, io lo conosco, ci sono venuto un sacco di volte e mi piace. È una bellissima giornata e si sta bene. Per la tranquillità, per il bel mare, per la posizione strategica, per cercare un po' di relax, sono varie le motivazioni che portano i turisti a scegliere la zona del Conero, complice del notevole afflusso, il bel tempo e la primavera anticipata. Il mare, secondo me, mette tranquillità, serenità e pace. Perché è accogliente e si mangia bene. Sembra di stare davvero in un parco naturale, tant'è che il Conero alle nostre spalle lo identifica, e in più a distanza di nemmeno 10 km abbiamo un raggio di un territorio meraviglioso con una serie di paesi bellissimi da vedere. Soddisfatti i commercianti che danno un giudizio positivo sulle presenze. Piano piano vediamo che comunque anche la parte alberghiera si sta iniziando ad impolpare. Noi chiaramente vediamo delle belle affluenze per quanto riguarda il periodo pasquale. Il centro storico di Numana sta rinascendo, stiamo riaprendo tutti e aspettiamo solo che arrivino i turisti. Se c'è il sole, Numana si lavora sempre, anche con i dintorni, con i clienti dei dintorni noi lavoriamo bene.